Visita pastorale a Bivongi e Pazzano, del vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva. Da sottolineare che all'oratorio Mamma Nostra di Bivongi c'è stata anche la festa per Monsignor Oliva, perché oggi compie gli anni, quindi è stata preparata una torta che il vescovo ha tagliato. Ecco, Eccellenza, oggi nel pomeriggio si è incontrato con il futuro di Bivongi, i ragazzi, ecco, ragazzi che l'hanno ascoltata in silenzio. Ecco che il primo impatto è stato molto positivo. Incontrare la realtà giovanile di questo paese per me è stato molto confortante, perché ho visto tantissimi ragazzi che si ritrovano lì nello spazio dell'oratorio parrocchiale, che è uno spazio altamente formativo, e vedere tutti lì insieme, stare, vivere questo momento anche di festa, per me è stato molto bello, perché noto i nostri paesini, questi borghi storici, paesini collinari che vanno sempre più spopolandosi. Le nascite sono veramente molto molto poche, i paesi invecchiano moltissimo, per cui l'attenzione va anche rivolta a questa realtà umana, la realtà della terza età. Io comincio con i ragazzi all'oratorio, adesso andrò avanti, mi piace incontrare questa realtà, questa comunità di Bivongi, che la mia visita unisce anche la comunità di Pazzano, per cui è un momento in cui queste due comunità che sono tra loro vicine camminano insieme. Vorrei che camminassero insieme questi nostri paesini, perché se si chiudono nelle loro piccole realtà, io credo non hanno molte, molte speranze. Quindi il mio augurio è veramente che questi ragazzi possano trovare delle comunità accoglienti, delle comunità che aiutano loro, aiutano questi ragazzi nella loro crescita umana, spirituale, culturale e così dicendo. Sono paesi ancora belli questi, ma vanno custoditi. Ricordiamo quanto è attento il nostro vescovo, Monsignor Oliva, in occasione della visita pastorale di Stilo, è stato a Mangiatorella, è stata all'azienda Mangiatorella per incontrare i tecnici, gli operai, le maestranze. Però l'unica pecca, giustamente, è ancora la strada che è fatiscente. Io ho inserito proprio nel programma della visita anche la visita a questi luoghi di produzione, a queste attività produttive nel nostro territorio, perché credo che esse danno speranza alle nostre comunità, perché danno lavoro. Ora, queste attività produttive, che sono tante, devo dire, piccole attività produttive, credo che vanno più attenzionate da parte delle istituzioni. Perché in realtà, come tu dicevi, ho notato, ma non solo nel caso di Mangiatorella, ma l'ho notato anche in altri comuni, per altre attività produttive, le strade di collegamento sono veramente fatiscenti. È un imprenditore che vuole investire risorse, certamente se ha difficoltà a raggiungere i luoghi, i territori, investe in altri territori più facili, più accessibili. Ovviamente credo che un amministratore lungimirante presta molta attenzione ai collegamenti e quindi alle strade. E adesso ci fermiamo qui con Sua Eccellenza perché poi continuerà la visita pastorale fino al giorno 21, quindi avremo tempo Grazie anche anche a te per questi servizi che fai.